Dopo un'attesa infinita, il giorno è arrivato. 16 marzo 2017. Bentornati su... Raga, non mi ricordo i dati di Wattpad. Questo non è che è un problema. Bella ragazzi e bentornati qui finalmente su Wattpad, perché oggi dopo mesi, dopo tipo 3 mesi, torniamo su Wattpad a leggere la nostra fanfiction meravigliosa. Ringraziamo Soli che ha ripreso la scrittura, insomma, di questo capolavoro, perché sicuramente è un capolavoro, però comunque ha avuto molta fantasia fino a questo momento e sta dimostrando di averla tuttora, perché il prossimo capitolo che iniziamo subito a leggere si intitola, badate bene, La verità su Sespo. Che Sespo già ci aveva detto è gay e non è gay, più gay rispetto a non gay. Ma comunque, allora, oggi siamo tornati e direi di cominciare immediatamente a leggere. Quindi, allora, eravamo rimasti che io e Martina dovevamo vederci il giorno dopo perché ci eravamo baciati. Martina, collochiamola nel mondo, sarebbe la mia ex, per chi non conosca gli scorsi episodi, comunque trovate qui sotto in descrizione. Quindi, Fede decide di non andare al cinema con Martina. Infatti, no, la cosa che mi ha colpito in questa fanfiction sono i tempi verbali. Fede decide, presente, di non andare al cinema con Martina. Infatti, la chiamò, passato remoto, dicendo che aveva imperfetto un impegno. Vabbè, Martina accettò e decise, oh, almeno qui la coerenza verbale, di porre fine ai rapporti con Fre con Frede, con Frede. Sono diventato il freddo proprio. Comunque, con Fede, anche perché si stava sentendo un'altra ragazza. Vedi che tro. Nel frammentre, che cazzo vuol dire il frammentre? Comunque, Sespo chiama Fede dicendo di incontrarsi. Fede, un po' preoccupato, accettò. Soli, hai rotto il cazzo con i tempi verbali. Pensando che Sespo si volesse dichiarare anche il congiuntivo. Allora attenzione, perché no, aspetta, fammi capire. Allora, mi sono perso un passaggio. Cioè, io accetto di uscire con Sespo pensando che lui si voglia dichiarare perché Martina mi ha dato buca, quindi anch'io sono gay. Cioè, no, aspetta, mettiamo in chiaro questa cosa. Io sono etero? No, perché l'ho anche dimostrato, penso, fino a questo momento. E Sespo mi dice: "Oi Fede, vieni a casa mia che ti devo dire una cosa". Allora, cioè, vieni a casa mia? No, anche perché Sespo sta dall'altra parte del mondo, quindi ok, ma quando? Quando sa, no, quando ho letto solo io. Questo sabato, comunque, perché così preoccupato? Come cazzo fa a capire se sono preoccupato da un messaggio? Comunque, no, niente. Ah, dimenticavo, a che ora a casa tua? Alle 3. La chiamata finisce lì. Ah, vedi, perché comunque era una telefonata, non un messaggio. Ok, siamo arrivati a sabato e Fede, prima di entrare in casa di Sespo, decide, adesso uso io i tempi miei che decido io, perché anch'io ho deciso. Quindi decide di chiamare Carlotta. Carlo, sto andando da Sespo. Ha detto che mi deve dire una cosa, mi devo preoccupare? E lei risponde: Nae. Fede tra sé e sé, perché Carlotta aveva già riattaccato, quindi parlo da solo. Dico: grazie Carlo, sempre utile. Fede prova a richiamarla senza ricevere nessuna risposta. Allora, di conseguenza, bussa alla porta di Sespo. Edo aprì la porta e fece accomodare Fede sul divano. Sembra molto porno questa cosa, quindi sorvoliamo. Vuoi qualcosa? Sì, magari del latte con della Coca-Cola. Ok, forse no. Un bicchiere d'acqua. Sespo, arrivo subito. Grazie, Edo. Allora, cos'è che dovevi dirmi? Ah, sì, mi aiuti a fare un video? Sì, dai, che tipo di video vuoi fare? Un obbligo o verità? Un altro. Già mi è bastato quello che porco il demonio, cioè, latte e Coca-Cola, ecco da dove era nata quella cosa. Mettere in un bicchiere Nutella e ketchup o latte e Coca-Cola. Schifo, latte e Coca-Cola, ti faccio il latte e Coca-Cola, che schifo. Latte e Te lo Coca-Cola. bevi qua. Ma non c'è scritto bevilo. Una volta terminato il video, e quindi ci stavamo per salutare perché io stavo andando via, Edo mi fa: "Oi Fe, in realtà quello che dovevo dirti è che a me piace". A quel punto io sono preoccupatissimo, che di caccia, lui già mi ha detto che gli piace, non è che Momo sta ridi un'altra volta. Fatto sta che lui mi dice no, cioè nel senso fa un nome che non sono io e di conseguenza è un nome femminile. Strano, ma era così. Oh, Edo, una cosa importante. No, te devo dire una cosa io perché come ben sai certe cose te le dico prima io che ci arrivi tu, capito? E ho scoperto che non sei più gay. Però adesso no. Non ho capito se sei bisex o se sei proprio etero. Però non penso, perché io ti piacevo già. No, aspetta, abbiamo la rivelazione. Perché tu a un certo punto mi dici: "Fede, io non sono mai stato omosessuale, tantomeno bisex, mi è sempre piaciuta". Però il nome non me lo dici. Perché il nome non me lo dici? Perché lo sai perché la vuoi sapere? Perché è tutta una cosa calcolata,
Ma vaffanculo te e le visual, va? If I was a question, would you be my answer? Fatto sta che abbia avuto una rivelazione clamorosa, perché Sespo si rivela incredibilmente etero. Però per me, Edo, anche se questo è un momento un po' commovente, perché è uscita una verità che è un po' alternativa alla realtà che avevamo conosciuto in tutti questi mesi, una realtà bella ma non troppo, in cui tu oggi ci riveli di essere etero. Il problema vero a questo punto, oltre al fatto che per me, te lo dico con il cuore in mano, eccolo qui, te lo dico con il cuore in mano, per me resterai sempre gay fino in fondo. E poi adesso che ti ho detto questa cosa, continuiamo a leggere la fanfiction, perché praticamente, allora lui il nome in realtà me lo dice, però qui non viene nominato, e quindi di conseguenza Fede era sciocco basito. So, gli hai rotto il cazzo, te lo ripeto un'altra volta, dal nome che aveva sentito. Ma lei lo sa già? Io chiedo. No, domani usciamo e ho intenzione di chiederglielo. Buona fortuna, sappi che piaceva anche a me e non è una ragazza facile. A questo punto, cioè, che cazzo, cioè, di che parlano? Edo ringrazia Fede e lo abbraccia. Fede, tornando a casa, chiama la ragazza in questione, chiedendo cosa dovesse fare per domani. Esco con Edo perché? No, così, per chiedere. Ma ti piace? Diciamo che se mi dovessi chiedere di stare con lui, accetterei. Scusa un attimo, Martina accettò e decise di porre fine ai rapporti con Fre. Sappi che piaceva anche a me e non è una ragazza facile. Ma non è che... Allora, diciamo che sono rimasto un po' scioccato da quello che penso di aver capito. Però non è una certezza, quindi non vi fate strane idee manco voi, perché so che pure voi l'avete già capito. E quindi io vi do appuntamento al prossimo episodio, che spero che esca presto. E faccio un appello a Soli, mi raccomando, scrivilo prima di arrivare a giugno, perché comunque stiamo a marzo, quindi dato che ogni 3 mesi poi è preoccupante come cosa. Però mi raccomando, scrivilo presto. Facciamo che Soli scriverà subito il nuovo capitolo se arriviamo minimo a 500 like. Detto questo, io vi mando un bacione e bella, regà!